Ragazze, ciao ragazzi, bentrati sul mio canale. Oggi non mi vedete, questo è un video super veloce, almeno spero, perché voglio segnalarvi che sono iniziati i saldi di Essence. Sono riuscita a trovare dei prodottini scontati a 1,29 da OVS, infatti vedete, vi danno il sacchetto quello di Shaka. Ho deciso di fare questo mini video là perché i prodotti Essence quando sono in sconto finiscono subito, così se vi piace qualche cosa correte, sicuramente in questi giorni troverete gli stand ancora abbastanza pieni perché sono iniziati proprio da pochissimi giorni. Ho preso solo 5 prodotti perché come sapete sono piena di make up, quindi non volevo esagerare. Il primo che ho preso secondo me è stato un super mega affare, questa palettina di Essence che si chiama All About Bronze. Io ho quella All About Rose, credo si chiami così, che avete visto anche in un mio ce n'è per tutti i mesi, che ho usato tantissimo, e quindi quando l'ho vista ragazzi scontata a 1,29, considerando che l'altra l'avevo pagata sui 5 euro, mi è sembrato un mega affare. Tra l'altro questa non era neanche rovinata, perché spesso i prodotti, soprattutto quando sono in sconto e soprattutto quelli di Essence e Catrice, sono tutti mezzi aperti, mezzi rovinati. Questa non aveva impronte digitali altrui, quindi l'ho presa, e i colori sono molto belli, sono tutti molto satinati. Sono 8 cialdine di prodotti, sono tutti shimmer. C'è questo colore un pochino più beigeolino, giallino, questo colore dorato, questa è una specie di bronzo dorato, poi qui abbiamo dei marroncini fino a arrivare a un beige, magari ve ne swatcho uno o due per vedere la scrivenza. Guardate che scrivenza, cioè per essere degli ombretti low cost scrivono abbastanza bene. Proviamo questo qua che è più scuro. Diciamo che questa palette l'ho inaugurata con voi, mi ispira molto, la userò già stasera. Se voi l'avete già scrivetemi nei commenti, insomma, se si riescono a fare dei bei trucchi. Comunque queste palettine sono da 9,5 grammi e questa è la numero 01 bronze. E poi qua vi spiega anche come realizzare un trucco. Questo è il primo prodotto, nell'OVS dove sono stata io ce n'erano ancora 2 o 3, quindi insomma credo che negli OVS d'Italia riuscirete a trovarla ancora. E tra le palettine questa era l'unica in sconto a 1,29, quindi insomma ho voluto prendere questa. Ovviamente un altro ombrettino che ho preso è un ombrettino mono, questo si chiama The Velvets, qui c'è scritto new, quindi credo che sia una delle colorazioni uscite da poco. È il numero 02, si chiama Almost Peachy ed è carinissimo come packaging perché guardate sembra un maglioncino, è tutto intrecciato ed è questo color burro. Io ne ho già preso una di recente da Kiko, sempre mono, e lo sto usando un sacco. Ho deciso di prenderne un altro perché questi colori sono perfetti usati come base su tutto l'occhio. E questi sono comodissimi in viaggio perché vi danno la possibilità di portarvi magari una palettina che vi piace, poi vi portate questo, dovrebbe essere un colore matte. Adesso mi dispiace quasi utilizzarlo, swatcharlo, perché la trama è bellissima, è proprio da maglioncino, però insomma lo voglio provare insieme a voi. Ragazzi, scriventissimo, guardate, adesso non so se con la luce si potrà vedere qualche cosa, infatti potevo fare a meno di fargli gli swatch, comunque qua, vedete? È proprio un color burro, molto molto bello, e questo è un ombretto da 3 grammi, non li avevo mai provati quelli di questa linea, quindi insomma è la prima volta e sono curiosissima. Comunque ragazzi, anche questo l'ho pagato 1,29 e credo di averlo preso a metà prezzo perché costava mi sembra 2,49 euro. Ho voluto prendere un mascara, questo che si chiama Forbidden Volume Mascara Rebel. Con i mascara di Essence io mi sono sempre trovata bene, quindi ho voluto dare una possibilità anche questo. Quindi se avete bisogno di un mascara potete approfittare di questa offerta perché io l'ho preso a 1,29 euro e mi sembra che costi 3,49 euro. Comunque lo scovolino di questo è uno scovolone perché guardate è enorme e dovrebbe essere un mascara volumizzante. Se qualcuno di voi l'ha già provato me lo scriva sotto. Spero che nessuno l'abbia aperto perché sapete che i mascara dopo 6 mesi si seccano, anzi a me si seccano anche già dopo 3 mesi, quindi spero non sia già secco, non mi sembra. Dovrebbero sigillarli tutti i prodotti di Essence, ma già alla fabbrica, e lasciare proprio solo i tester aperti. Beh, comunque ragazzi, lo proverò presto e vi farò sapere. Mi raccomando, se voi l'avete già provato scrivetemi sotto cosa ne pensate. Poi ho voluto prendere un prodotto labbra che mi ispirava molto ed è questo Mini Sheer Lip Balm. È un lip balm di questo colore nude, sapete che io amo i colori nude sulle labbra, anzi porto praticamente solo quelli. E quando l'ho visto così carino, così piccolino, perché è piccolo, guardate rispetto alla mia mano, l'ho voluto prendere perché un lip balm in borsetta è sempre comodissimo. E questo è nella colorazione BCAF, non so se sia questo il nome della colorazione, comunque il colore è questo. È di quelli automatici, vedete, ruotate qui in fondo e esce la punta. Adesso proviamo insieme a fare un piccolo swatch.
Eccolo qua, ragazzi. Sì, è proprio un lip balm perché dà un effetto lucido molto tenue. Lo proverò sulle labbra e poi vi farò sapere se mi piace. Comunque, questo ha 12 mesi di scadenza e sono 2,5 grammi di prodotto. Infine, l'ultimo prodotto che ho preso è un gloss di questa linea XXXL Sheer, di un bellissimo color malva con tutti i brillantini. Il colore è molto simile a quello del lip balm, vedete? Però insomma, questo è un gloss. Dovrebbe avere un effetto volumizzante. Adesso facciamo insieme lo swatch. Di gloss ce n'erano diversi sconto, infatti. Se mi troverò bene, magari passerò a prenderne un altro perché mi sono accorta che ho tantissimi rossetti, ma di gloss ne ho pochissimi. Questo tende un po' più al rosa chiaro, vedete? Comunque sulla mano dice poco, devo provarlo proprio sulle labbra prima di capire se mi piace o meno. Il numero 22, vedete qua, Nude Kiss, infatti è un color nude. Dovevo leggerlo prima forse per potervi descrivere il colore da subito. Anche questo ho pagato ovviamente 1,29. Quindi ragazzi, ho preso praticamente 5 prodotti, questi 5 che vedete qua, e ho speso solamente 6,45 euro, quindi ero super super felice. E già che ci sono, vi voglio far vedere un'altra cosa che ho preso sempre ieri, però da Tigotà, perché praticamente l'OVS in cui vado io è attaccato a Tigotà. Ragazzi, ho trovato questa cosa super super carina, quando l'ho visto ho detto wow, è meraviglioso. Praticamente un set della camomilla composto da due beauty, vedete, sono uno dentro l'altro. Ce n'è uno fuori trasparente e quelli trasparenti fatti così sono comodissimi per i viaggi, perché sapete che nel bagaglio a mano dovete portare tutti i liquidi in confezioni trasparenti. Ne ho già uno, però insomma, questo qua mi sembra più capiente di quello che ho, perché ci sia veramente un sacco di roba, vedete. Sarà secondo me un 20 cm per 10, quindi questo esterno diciamo che è molto molto semplice, ha questi fiocchettini laterali molto carini, ma questo è quello spettacolare, ragazzi, ditemi se non è bellissimo, è tutto brillantinato con questi brillantini rosa e poi sopra è plastificato, quindi i brillantini assolutamente non si staccano e al tatto è anche molto morbido. Qui ha la placchettina con scritto camomilla. E all'interno è tutto nero, vedete? Si sono perfetti per metterci i trucchi o comunque magari il set con il dentifricio, lo spazzolino. Io giro sempre con lo spazzolino elettrico, sapete? E credo che smontato lo spazzolino elettrico ci stia. Erano in super offerta perché, come vedete dal cartellino, invece che 17,90 l'ho pagato 8,95 euro, quindi al 50%. E considerando che sono due beauty, credo di aver fatto un ottimo affare. Niente, ragazzi, il video finisce qui. Come vi ho detto, è stato un video proprio cortissimo. Mi raccomando, se vi interessa, sono i prodotti Essence in saldo, andateci in questi giorni perché sennò non trovate più niente. Io vi mando un bacio, un abbraccio e se volete ci vediamo al prossimo video.